De San Vitaliano, Sarracino, Califano, Lanzaro, Tramontano, Capogrosso, Amorelli, Sorrentino, Coppola, Dublino, Elveti, Frettolosi, Buccelli in panchina, Auriemma, Frettolosi Vincenza, Napolitano, poi abbiamo Signorelli, D'Addio, Rocchi, Frascagno, allenatore Castaldo, ed ecco che sono scesi in campo i calciatori per poter disputare in realtà l'inizio della prima di campionato qui a Palma Campania e vediamo come sarà il match con le due squadre che stanno cercando di adesso di poter disputare con l'applauso del pubblico. C'è stato un forte applauso perché da qui non si nota, ma è notevole, essendo i sediolini di colore verde, rosso e blu e anche bianco, quindi si confondono con le maglie degli spettatori, ma c'è una nutrita presenza di pubblico qui allo stadio di Palma Campania, una bella cornice di pubblico, vedete nelle immagini, più viene ampliato lo zoom più gli spettatori si vedono, pubblico anche al femminile. E adesso inizia il match con il San Vitaliano che qui è sulla vostra destra, quindi il Vico Calcio attaccherà verso il nostro obiettivo. Inizia il match, sul pallone c'è Esposito, sul pallone c'è Ammaturo, nelle immagini, ecco Ammaturo, sul pallone c'è Sheriff, Sheriff nelle immagini, alla sua sinistra c'è D'Arcangelo, vediamo che succede in questo match, Sheriff. L'arbitro Reani della sezione di Napoli fischia all'inizio del primo tempo, l'assistente dell'arbitro si va a posizionare. Batte Sheriff, passaggio arretrato, di nuovo Sheriff, San Vitaliano, Coppola, Lanzaro, il Vico Calcio attacca, cerca di contrastare l'iniziativa con Sheriff, Sheriff fa pressing molto bene, ancora attenzione c'è un contrasto, fallo secondo l'arbitro, ma è punizione a favore del San Vitaliano, secondo l'arbitro Riani della sezione di Napoli, palla ribattuta su cross di Capogrosso, rimessa laterale, il pubblico con grande educazione rispedisce il pallone in campo, palla per Capogrosso, gioco orizzontale, Amorelli, Lanzaro, pallone fermato, di nuovo il Vico Calcio in azione, pallone per Sheriff, contrastato ancora Sheriff, Sheriff molto bravo, bravissimo il Vico Calcio in questo caso, palla che viene intercettata, palla che termina fuori. Nunziata, Sheriff, bravo in questo caso Falco, cerca di fare pressing sul portiere, può conquistare palla, ottimo questa iniziativa del pressing, molto utile, ancora il Vico Calcio in azione. E non so, l'arbitro ha fischiato questa su indicazione dell'assistente dell'arbitro che ha alzato la bandierina, quindi punizione per gli azzurri. Batte Capogrosso nelle immagini. Il lancio oltre il centrocampo. Pallone deviato. Palla che termina fuori. Poi Califano. Pallone nell'area di rigore. C'è una triangolazione che determina il pallone fuori dal rettangolo di gioco. Fondo area. Se ne incarica il portiere. Derigi. Derigi sulla sfera. Pallone nella sua terra per la squadra del Vico Calcio con divisa gialla,
il lancio oltre la linea centrale. Sheriff, Vico calcio in azione. Ancora il Vico calcio in azione. Palla deviata, sfera che termina fuori. Rimessa laterale, Vico calcio in azione. Vico calcio avanza, il gioco orizzontale, ottimo, bellissima questa palla. L'assist preciso e perfetto. Tiro di sinistro, grande gol! Grande gol di Falco! Grande gol! Grande gol! Un gol spettacolare! Il Vico calcio passa in vantaggio! Davvero straordinaria l'azione del regista Falco! Non ci ha pensato due volte, il suo dribbling fantastico che ha spiazzato il portiere sarracino del San Vitaliano. Davvero indimenticabile questo gol, a pochi minuti, forse uno dei primi gol di questo prima di campionato qui a Palma Campania, è proprio lui l'autore, il regista Falco. Quindi il Vico calcio passa in vantaggio, Vico calcio 1 San Vitaliano 0, si riparte. In questo momento viene cambiato anche il risultato, 1-0 a favore del Vico calcio. Carissimi utenti, davvero una grande iniziativa straordinaria che è stata ricercata fin dal primo minuto con Sheriff, soltanto che in quel caso l'attaccante ha perso palla, poi successivamente l'attacco si è in un certo senso rifatto in un secondo momento e ha trovato l'occasione giusta e l'opportunità, ma ci stava già pensando fin dall'inizio a sbloccare il risultato. Una squadra determinata, comunque soprattutto determinazione e coerenza con i principi sportivi del progetto sportivo del presidente Iovino. Ancora in azione Falco che cerca di lanciarsi in profondità, ancora bravissimo Falco, l'assist verso l'area di rigore, la palla al centro della, potrebbe essere il raddoppio. Grande azione degna di nota di D'Arcangelo, l'assist per Ammaturo, vicino al gol il Vico calcio. Iniziativa brillante del team di mister Minichini, il quale si sta distinguendo in questo momento qui a Palma Campania. Amorelli, passaggio arretrato per Capogrosso. San Vitaliano adesso cerca di risalire la china, cerca di cercare di controllare il gioco soprattutto. Giustamente l'attacco del Vico calcio, ecco, vedete il pressing che è funzionante agli schemi di gioco di mister Minichini. Quindi ha funzionato davvero il pressing e qui ci vuole preparazione atletica. Infatti il preparatore atletico Brachi ha ben preparato la squadra in questa settimana e si vedono i risultati, carissimi utenti, con il Vico calcio che davvero sta dimostrando di avere cuore e carattere, ma soprattutto rispetto per il progetto sportivo. Sta effettuando pressing diverse volte, questa è la condizione essenziale per una squadra di essere allenata al top. Intanto il Vico calcio ancora in azione, ma il San Vitaliano gestisce il pallone al centrocampo. Passaggio arretrato per Capogrosso, la palla arretrata per il portiere sarracino, ancora in azione il San Vitaliano, in azione di gioco. Pallone per Amorelli, sul pallone lancio oltre la linea centrale, palla riconquistata, passaggio arretrato di Nunziata che controlla molto bene il pallone in difesa. La difesa finora scusatemi, è risultata molto determinante e il pallone per Sheriff cerca di proseguire in area di rigore, ancora Sheriff in area di rigore. L'arbitro Oriani della sezione di Napoli, ecco le immagini, fischia su indicazione dell'assistente dell'arbitro che ha alzato la bandierina. La punizione è quindi a favore del San Vitaliano e si riparte con la squadra azzurra che avanza con Amorelli, pallone a centrocampo per Tramontano, ancora in azione la squadra Vico calcio in azione, c'è un fallo, punizione, si continua a giocare. Carissimi utenti, ancora in azione in questo momento la squadra del San Vitaliano che cerca di pareggiare il risultato 1-0 a favore del Vico calcio che ha iniziato bene questa prima giornata di campionato. Ci prova
il San Vitaliano in questo momento. Vediamo la dinamica dell'iniziativa. Si cerca di piazzare la palla al centro dell'area di rigore. Il cross si lancia il portiere. E la sfera viene conquistata di nuovo dal Vico Calcio. Quindi Vico Calcio in azione. Si riparte dalla mini area di rigore. Difficile la scelta. Poi la palla giunge al centrocampo con Sheriff, ma perdono palla i calciatori del Vico Calcio. Conquista il San Vitaliano. Ancora in azione. Ed ecco il Vico Calcio di nuovo protagonista. Il tiro, palla bloccata dal portiere Saracino. Il Vico Calcio di nuovo vicino al gol in questo caso. Si riparte con il San Vitaliano in azione. Volevo precisare appunto il pubblico che finora si è comportato molto bene vicino alla squadra del Vico Calcio, una compagine che attualmente è in prima posizione. Con 3 punti in classifica, ma c'è gio da giocare anche il secondo tempo. Un pubblico, come ho sostenuto finora, che è molto affezionata ai valori sociali, quindi sa che cosa significa senso di appartenenza alla squadra. Quindi diciamo che la dirigenza gialloblu quest'anno punta anche praticamente sul pubblico, vuole la partecipazione del pubblico. E intanto vedremo adesso la dinamica dell'azione. Si è giocato qui a Palma Campania, una scelta strategica ponderata. Intanto il Vico Calcio in azione. Attenzione, il Vico Calcio punta la porta, poi l'arbitro fischia un fallo. Carissimi utenti, di nuovo in diretta con il Vico Calcio in vantaggio per una rete a zero. Grazie alla rete messa a segno da Falco, ancora in azione. Il tiro pallonetto, attenzione, vicino al gol. Il Vico Calcio è andato vicino al gol in questo momento con un pallonetto, di nuovo corner dalla bandierina. Falco sul pallone. Falco sul pallone. Il sinistro di Falco cerca di piazzare la palla al centro. Intanto l'arbitro cerca di mettere ordine nel campo. Il cross, colpo di testa ribattuto. Ancora Falco sulla sfera, palla che termina fuori, rimessa laterale. Ancora Falco. Pallone per Nunziata. Nunziata sul pallone. Pallone in area di rigore per Sheriff. Colpo di testa ribattuto. Il sinistro, sera che termina oltre la linea centrale. Di noi in azione. Il San Vitaliano, ma l'arbitro fa di nuovo tornare a giocare. Si continua a giocare con il San Vitaliano in gioco, pallone in area di rigore. L'arbitro fischia un fallo. In questo caso il San Vitaliano sta cercando di pareggiare il risultato, fermo sull'1-0. Intanto si continua a mettere gioco con il Vico Calcio in azione.
il lancio verso la linea centrale. Attenzione, fallo, l'arbitro fa fallo, punizione, infatti. Vigo calcio in azione. In gioco. Ancora in azione il Vigo calcio. Pallone verso l'area di rigore avanzata della squadra di casa con D'Arcangelo. Palla fermata, poi Sarracino, il lancio a centrocampo, bloccato il pallone. Di nuovo in azione il Vico Caccio, pallone per Nunziata, bravo. Sera oltre la linea centrale, si continua a mettere in gioco ma è la volta di Capogrosso. Passaggio arretrato, la sfera per Sarracino. Passaggio arretrato per il portiere. Ancora in azione del Vico Calcio in gioco. Sfera oltre la linea centrale. Sheriff. D'Arcangelo. Ancora in azione la squadra con Falco, autore del gol. Passaggio arretrato. Pallone per il portiere De Riggi, gioco orizzontale, ancora in azione il Vico Calcio, cerca di approfondire il gioco, l'apertura per Sheriff, 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 solo lui, Sheriff vicino al gol, poteva raddoppiare il risultato, Sheriff vicino al gol, passaggio per Lanzaro, palla per il capitano Coppola, il sinistro raso terra. Palla per Capogrosso. Sfera in profondità, palla che termina al portiere De Riggi. Ancora in azione. Il lancio oltre la linea centrale. Palla persa, riconquistata dal Vico Calcio in azione. Lancio in profondità, la finta, pallone recuperato da Califano, San Vitaliano in azione, 1-0 a favore del Vico Calcio, alla vostra destra c'è il risultato. Palla in avanti, sfera ripresa, riconquistata, sfera ribattuta. Di nuovo in gioco la squadra azzurra del San Vitaliano, che si ripropone, cerca di sai da tempo che in pratica la squadra del San Vitaliano sta cercando di potersi protrarre in area di rigore, di trovare uno spazio per poter realizzare. Attenzione, ancora il San Vitaliano ci prova, lo gioco orizzontale, il Vico Calcio, ed ecco che l'arbitro fischia posizione irregolare. Il Vico Calcio è ben preparato in questo campionato, applica anche il fuorigioco, applica il pressing, una squadra pronta per disputare il campionato 2024-2025 nelle migliori condizioni possibili, quindi una squadra che in realtà sta offrendo davvero il massimo impegno, abnegazione ma anche spettacolo in campo grazie a strategie tecniche e tattiche che consentono di far divertire il pubblico. Intanto batte De Riggi sul pallone, lancio oltre la linea centrale, ancora Falco in azione, deviazione, Falco sul pallone. Ancora è giallo-blu in azione. Gioco orizzontale, palla per Nunziata. La sfera De Riggi. De Riggi. In azione. La squadra giallo-blu in gioco.
passaggio arretrato per il portiere De Riggi. Il lancio oltre la linea centrale. Palla per Falco, ancora Falco, ci prova Falco. Falco di sinistro vicino al gol. Sheriff, rete, rete, 2-0. 2-0. Grande gol di Sheriff. Carissimi utenti, ed è 2-0. Intanto noi cambiamo anche il risultato un attimo. Il risultato, carissimi utenti, rete di Sheriff. 2-0, un Vico Calcio pronto in questo campionato a disputare un grande campionato. Lo sta dimostrando nei fatti, lo sta dimostrando oggi qui allo stadio di Palma Campania con un 2-0 nel primo tempo che conferma e legittima il programma societario. Una squadra pronta, Falco, l'assist in avanti, pallone sul laterale sinistro per Urna, ma la palla termina al portiere e quindi pallone per Capogrosso. Savitaliano in azione, ancora il Savitaliano in azione, recupera Coppola, perde palla. Il lancio oltre la linea centrale. Ancora in gioco. In azione. Il Vico Calcio. La triangolazione, pallone in area di rigore, palla fermata. Risultato fermo. Intanto tra qualche minuto ci sarà un break redazionale. Intanto Azzurri in azione. 30 secondi. Ancora in gioco Amorelli. Falco in azione. Ancora in azione. Lancia in profondità, pallone che termina direttamente fuori sul fondo. Intanto ricordo, potete vedere in alto qui sulla schermata, Vico Calcio 2 San Vitaliano 0. Pallone per Amorelli. In azione il San Vitaliano, in gioco. Pallone riconquistato, la difesa ben pronta grazie a, in questo caso, a Maresca. Una difesa formata da Annunziata, Minna, la marca Maresca, che sta controllando bene i giochi in difesa, chiudendo tutti i varchi e ha serrato tutte le file per poter ostacolare la manovra di un San Vitaliano che in effetti adesso sta cercando di poter accorciare le distanze. Già durante il corso dell'1-0 stava facendo la stessa operazione di offensiva, ma non ci è riuscita e con il contropiede. Intanto azione definitiva persa e recuperata dalla squadra giallo-blu. In azione in questo momento che avanza la squadra del Vico Calcio. In azione. Pallone per Nunziata. In gioco
Il Vico Calcio, il lancio in verticale, palla deviata. L'arbitro chiede una palla in questo caso, vediamo. No, l'arbitro ha invitato, scusate. Ah, ecco, c'è il break. Chiudo per il break. Si riparte quando ormai mi pare che ci siano poco meno di 15 minuti alla fine del primo tempo, con il cross in area di rigore, palla ribattuta. Poi è la volta del San Vitaliano che conquista palla. Lanzaro si porta verso il centrocampo. Palla fermata. Ancora in azione. Il tacco, bellissimo questo tacco brillante, che però la palla viene però ancora di nuovo riconquistata nonostante persa, quindi passaggio arretrato per la difesa che si sta dimostrando molto goleardo in questo caso oggi qui allo stadio di Palma Campania. Il Vico Calcio soffrendo calcio spettacolo grazie al programma sportivo di tutta la dirigenza, gioco orizzontale in azione, il lancio in verticale, l'apertura in area di rigore, attenzione, c'è la possibilità, Sheriff sul pallone, tiro vicino al terzo gol, deviazione, il portiere ha deviato, il portiere Sarracino, secondo l'arbitro Oriani è corner, dalla bandierina ci prova il Falco sul pallone. Falco sul pallone, il passaggio alla sotterra per Urna, Falco il sinistro, pallone al centro dell'area, tiro vicino al gol, il Vico Calcio di nuovo in azione, cross, grande gol, rete di Ammaturo. Ammaturo realizza il terzo gol. Quindi 3-0 il risultato. 3-0 il risultato, si riparte. I noi azzurri in azione, pallone per Capogrosso, passaggio arretrato, azzurri in gioco, palla in area di rigore, c'è un fallo, 3-0 risultato, davvero un Vico Calcio brillante che sta dimostrando cuore e carattere, conferma e legittima il progetto vincente di questa società sportiva, di una società sportiva che comunque ha una tradizione e quindi in effetti davvero è una compagine molto viva e ha avuto sempre un'organizzazione affidabile. Intanto si riparte, vediamo, il calciatore si rialza, tutto regolare, il lancio, pallone ribattuto di noi in azione, in gioco, punizione per il San Vitaliano, ancora in azione, palla fermata,
Azzurri in gioco, passaggio per Saracino. Azzurri in azione, pallone per Lanzaro. Savitaliano continua con Tramontano, fallo, punizione sulla linea della rimessa laterale. Punizione. Battono gli azzurri. Pallone in area di rigore. Camogrosso. Non filtra la palla in area di rigore. Il Vico Calcio riesce ad essere resistente alle iniziative del San Vitaliano. Quindi Falco, passaggio arretrato. Viene ribattuto il tiro di Nunziata. Poi la sfera termina direttamente alla squadra del San Vitaliano. Una serie di contrasti. Pallone che termina poi direttamente fuori. Si riparte da una rimessa laterale per gli azzurri. Ottimo, attenzione, fallo, punizione su Falco, grande calciatore, oggi ha dimostrato di essere un grande regista, un grande sostegno soprattutto per l'attacco, per Sheriff e amici. Il tacco viene perso, riconquistato dal San Vitaliano, palla di nuovo in azione. Gli azzurri avanzano, cercano di essere prorompenti in questo caso, ma il cross termina direttamente nel fuori. La palla è ancora in gioco, c'è un contrasto nell'area di rigore. 3-0 il risultato, un risultato davvero dilagante nel primo tempo. Che legittima l'obiettivo ambizioso di il Vico Calcio, un progetto che dà ampio respiro a molti giovani. Intanto in azione, palla a centrocampo, San Vitaliano in azione. Passaggio orizzontale, Coppola. Pallone per Lanzaro. Coppola. Al centro dell'area di rigore. Di nuovo in azione. L'apertura per Sheriff, brevissimo il calciatore che evita il fischio arbitrale per fuorigioco. Molto bravo in questo caso. Ancora il Vico Calcio in azione. Si tratta di Amaturo, ancora palla per Sheriff. Rete ed è 4-0. Doppietta di Sheriff. Di Sheriff, doppietta di Sheriff. Quindi si riparte da centrocampo quanto ci avviamo a fine gara. 4-0 il risultato. Dai,
ancora gli azzurri in azione del San Vitaliano. E la prima di campionato parte molto bene il Vico Calcio con 3 punti in classifica, eccellente pallone deviato. Gioco orizzontale. Si sposta orizzontalmente il gioco per Falco, palla che però termina fuori. Il regista cerca di poter riuscire a prendere il pallone di sinistro. San Vitaliano in azione, ormai siamo agli sgoccioli del primo tempo. 4-0 risultato, pallone per Coppola. Grande intanto prestazione, grande inizio di campionato per il Vico Calcio grazie ad un'organizzazione calcistica e societaria impeccabile. Pallone verso l'area di rigore, palla nelle braccia del portiere senza un nulla di fatto. Il lancio per Sheriff. Sheriff, colpo di testa, ancora il Vico Calcio in area di rigore, recupera il pallone Elveti, sfera per Capogrosso, sfera che termina fuori, Sheriff è a terra in questo momento, si ferma il gioco. Il risultato, si continua a giocare con si riparte con gli azzurri in azione quando ormai siamo agli sgoccioli del primo tempo. 4-0, un risultato dilagante. Coppola, il cross in area di rigore, pallone ribattuto. Tiro finale ribattuto. Dalla bandierina ci prova il San Vitaliano. Il cross ed è gol, 4-1, quindi la rete messa a segno da calciatore, vediamo un attimo, vi dico anche il cognome del calciatore in questo caso, mi pare che sia il numero, adesso si dovrebbe girare, Tramontano. E finisce a quanto pare il primo tempo, no, non ancora, Sheriff sul pallone, fa ripetere il calcio, la battuta, batte Sheriff. Ancora in azione. Sheriff.
rovesciata, pallone che termina fuori. Ci sono delle polemiche in campo. Menna. I calciatori intanto c'è una polemica con l'arbitro, ma perché intanto l'arbitro ferma il gioco in relazione a una posizione irregolare. Secondo i calciatori del San Vitaliano non fischia, però è solo una, un tiro di sinistro, blocca De Ligi, è solo una, diciamo, una conversazione tra i calciatori e l'arbitro, ma tutto resta lì, insomma, alla fine il risultato resta fermo da un punto di vista aritmetico, nel senso che non c'è stata nessuna evoluzione del gol. 4-1, e quindi dove il San Vitaliano ultimamente ha accorciato le distanze, però diciamo il risultato aritmetico resta lo stesso, non c'è stata nessuna nessun decreto di posizione irregolare da parte dell'arbitro, ha fatto continuare a giocare forse per regola del vantaggio, però diciamo che questa azione si potrebbe rivedere nelle immagini successivamente. Il video sarà comunque, attenzione, c'è in questo caso secondo l'arbitro un fallo, vediamo un attimo l'arbitro Moriani della sezione di Napoli, cerca di spiegare. Intanto 4-1 risultato, risultato che comprova e conferma e legittima il vincente progetto sportivo del presidente Iovino e dell'intero staff. Palla che viene spostata egregiamente, l'iniziativa viene ribattuta, Tramontano sul pallone, pallone per Morelli sulla sfera. Vediamo quindi in azione ancora, c'è un fallo, punizione. Si continua a giocare con gli azzurri in gioco. In azione Capogrosso, il cross ribattuto, palla che termina direttamente fuori, corner a favore degli azzurri. A 1 è il risultato. San Vitaliano in azione. Il cross in area di rigore, la palla attraversa tutta l'area. Il calciatore a terra. Il risultato lo potete vedere adesso a destra dei vostri schermi, un sole pazzesco praticamente, è abbastanza, diciamo, fastidioso. Intanto si ribatte con una rimessa laterale, palla oltre il centrocampo, palla recuperata, di nuovo gli azzurri in azione, pallone per Capogrosso. Di nuovo in azione Tramontano, palla che termina in out, va il Vico Calcio, riparte.
in azione. Corner, il cross in area di rigore, la palla attraversa tutta l'area, in azione ancora il Vico Calcio, 4-1 il risultato, bravissimo in questo caso Minna, pallone per Falco, Falco avanza sul laterale destro, ancora Falco, cerca di superare i due calciatori, ancora Falco, in azione, Falco, Falco, Falco. Falco, bravissimo in questo caso il regista che davvero è incantevole, uno schema di gioco provato in allenamento, avete visto che cosa è riuscito a fare Falco, davvero eccezionale, pilastro vincente e colonna vincente di questa squadra in fase offensiva. Minori, messa laterale. Passaggio arretrato. Di nuovo in azione. Pallone per De Riggi. Si gioca in difesa del Vico Calcio, un Vico Calcio che ha iniziato molto bene questo campionato indipendentemente dal risultato, perché ha giocato un'ottima gara, ha iniziato con il pressing sullo 0-0, determinante il pressing nella fase iniziale per riuscire a distrarre la difesa del San Vitaliano, è riuscito molto bene il piano affinché poi c'è stata la prima rete di Falco e poi successivamente anche il controllo del gioco, importantissimo, l'applicazione del fuorigioco in difesa molto bene, quindi diciamo che indipendentemente dal risultato la squadra ha eseguito le direttive tecniche di mister Minichini e le direttive anche societarie. Intanto un tiro cross in area di rigore, la palla termina direttamente a Sorrentino, il cross di Sorrentino, pallone in area di rigore ribattuto, in azione il Vico Calcio, finisce il primo tempo, Vico Calcio 4, San Vitaliano 1.